A noi di Luminanzia piace approfondire, conoscere e anche diffondere tutte quelle che sono le iniziative che servono a dare un valore alle produzioni primarie, in particolare del latte e della carne da Luminanzia. Quindi tutto ciò che fa uscire questo un po' dalla logica delle commodity. Noi sappiamo che le commodity, insomma, il loro prezzo è condizionato essenzialmente dal rapporto della domanda e dell'offerta. Mentre ci sono, diciamo, in realtà dei canali molto, molto importanti per dare un valore, soprattutto a quelli che sono le produzioni agricole, cioè dei caseifici agricole o aziendali, come le vogliamo chiamare, ma anche macellerie, trasformazioni di carni, eccetera. Oggi abbiamo l'occasione di approfondire in maniera importante questo argomento, perché ringrazio Carmelo Troccoli, che è il direttore nazionale della Fondazione Campagna Amica di Coldiretti, ma ho scoperto adesso che Troccoli è anche il direttore generale mondiale di mercati contadini, quindi ha una visione transnazionale, quindi è ancora più accattivante questa intervista. Innanzitutto gli volevo chiedere a Troccoli, ci daremo del tu perché tale è stato l'accordo, quindi Carmelo, ci racconti un po' che cos'è la Fondazione Campagna Amica, quanto è nata, perché è nata, insomma, di che cosa stiamo parlando, anche se la conoscono poi tutti in realtà in Italia. Innanzitutto ringrazio io te per l'opportunità di incrociare il nostro lavoro con un pubblico a cui siamo molto, molto interessati. Fondazione Campagna Amica nasce dalla volontà di Coldiretti di creare uno strumento che potesse legare l'attività dell'agricoltura, l'attività, diciamo, ai consumatori e costruire un nuovo rapporto di fiducia tra il mondo delle campagne, il mondo dell'agricoltura e il mondo dei consumatori. Evidentemente questa esigenza risale agli anni 90, diciamo, dove alcune crisi di carattere alimentare che purtroppo avevano riguardato anche il mondo della zootecnia, avevano un po' creato una frattura tra il mondo della produzione e il mondo della consumazione. All'inizio Campagna Amica era uno strumento di carattere comunicativo. Poi piano piano ci si è resi conto che non bastava soltanto una comunicazione professionale, fatta anche con il supporto di professionisti e di strumenti all'epoca, diciamo, all'avanguardia, ma che forse bisognava puntare quanto più è possibile nel creare un rapporto diretto tra chi produceva, il consumatore, e chi produceva, quindi il produttore ed il consumatore. Contemporaneamente Coldiretti si impegna a portare in Italia una idea nuova del ruolo dell'agricoltore, dell'allevatore, ma anche del lavoro stesso, una definizione nuova del lavoro stesso dell'agricoltore e dell'allevatore con la legge sulla multifunzionalità che viene poi approvata nel 2001. È da quel momento lì che, interpretando il ruolo dell'agricoltore e dell'allevatore in una chiave molto più moderna, per certi aspetti unica a livello anche mondiale, la legge sulla multifunzionalità ha fatto in modo che quella che era una idea di comunicazione diventa anche un'idea imprenditoriale che poi trasforma anche lo stesso modello di rappresentanza della Coldiretti, che da forza, diciamo,
difende gli interessi degli agricoltori, diventa sempre di più un'associazione di carattere, diciamo, ampio, che coniuga gli interessi dell'impresa agricola con gli interessi dei cittadini, con gli interessi della nazione, fino a diventare poi negli anni quello che De Rita ha definito un sindacato di imprese e di filiera. Certo. E quindi Scusate, diciamo. scusa un attimo allora. Sì. Quindi il progetto, diciamo, era in cantiere da molto tempo, insomma, era una cosa che desideravate poi portare avanti e l'avete fatto evolvere in una fondazione come atto primario, no? Mi è sembrato di capire. Nasce la Fondazione Campagna Amica e con la Fondazione Campagna Amica nasce l'idea di portare in Italia un po' il sistema che avevamo esportato noi negli Stati Uniti. I primi farmers market furono fatti negli Stati Uniti da italiani che andarono lì e iniziarono a vendere i prodotti per strada, il modello, diciamo, del mercato degli ambulanti italiani, che poi gli Stati Uniti hanno trasformato nel farmers market, nel mercato contadino. Noi riportiamo in Italia intorno al 2007-2008 con le prime sperimentazioni di mercati contadini che, diciamo, si affiancano alla vendita diretta aziendale, quindi a quello che, diciamo, menzionavi anche tu prima, Alessandro, che può essere il caseificio aziendale, che può essere la macelleria aziendale o il negozio in città. Questa nuova forma, antica, antica un po' quanto l'uomo, il mercato, l'agorà, la piazza dove si andavano ad acquistare i prodotti dei contadini, ma reinterpretati in una chiave moderna che Fondazione Campagna Amica ha portato in Italia. Iniziamo ad aprire nel 2008 i primi mercati dei contadini, che iniziano un pochettino come tutte quante le cose in maniera, diciamo, sporadica, in maniera anche un po' sulla spinta di Coldiretti, sulla creatività dei singoli, in maniera direi non organizzata. Poi piano piano il fenomeno inizia a crescere, inizia a diventare sempre più ampio, si raggiunge intorno al 2010 il primo centinaio di mercati contadini aperti su tutto quanto il territorio nazionale, e Fondazione Campagna Amica inizia a dare una strutturazione a questo modello e quindi inizia a creare un disciplinare per i farmers market del nostro paese, inizia a creare un modello di marketing dei farmers market, rendendoli tutti quanti riconoscibili con il colore giallo dei gazebo, con le bandiere, con diciamo, il racconto del logo di Campagna Amica attraverso anche i grembiuli, le varie cose, per poter fare che cosa? Magari anche inconsciamente in un primo periodo, ma questo poi ha creato la possibilità dopo di realizzarlo. E che oggi, nel 2023, dopo 15 anni di lavoro, questi passaggi, anche inconsapevoli, ci hanno permesso di passare dall'idea di creare dei mercati nel nostro paese al fatto che oggi abbiamo oltre 1.100 mercati, tra piccoli mercati, mercati medi e mercati grandi, su tutto quanto il territorio nazionale,
Il 70% di questi hanno una cadenza settimanale, mentre all'inizio erano mercati che, diciamo, si tenevano soprattutto per eventi, per fiere. Oggi il 70% dei nostri 1.100 e oltre mercati si tengono settimanalmente, anche più di una volta a settimana. Oggi che abbiamo creato la prima rete di mercati coperti al mondo, diffusa su tutto il territorio nazionale, ne abbiamo aperti 65 negli ultimi 5 anni, nei principali capoluoghi di provincia, e siamo l'unica rete così diffusa al mondo in un unico paese. Noi oggi non siamo più i mercati dei contadini, i farmers market. Noi oggi, partendo da quell'inconsapevolezza e facendo dei passi costanti in avanti, costruendo un'identità, un logo, regole precise per tutti, un sistema di controlli, oggi noi siamo l'unica vera rete di distribuzione del cibo locale nel nostro paese. Senti, per approfondire bene, sei chiarissimo nel spiegare. Quali sono, diciamo, adesso in breve chiaramente, i requisiti affinché io possa accedere a questo? Cioè, cosa devo fare e cosa non devo fare per poter vendere in un mercato contadino? Allora, i requisiti sono, devo dire, sono molto pochi. Per vendere in un mercato contadino bisogna essere un'azienda agricola che vende prodotti agricoli, che siano prodotti nella propria azienda agricola o, questo nelle regole di Campagna Amica, che sono più stringenti delle regole della vendita diretta della legge nazionale, o prodotti di un'altra azienda all'interno sempre della regola della prevalenza, che ricordo, l'azienda agricola che fa vendita diretta può vendere il 51% dei propri prodotti e il 49% di un'altra azienda agricola. Noi il 49% chiediamo che siano di aziende agricole che stanno comunque nella rete di Campagna Amica. Questo per quale motivo? Che noi abbiamo preteso di costruire, per rispondere all'esigenza iniziale, quella della costruzione di un nuovo rapporto tra agricoltore e consumatore, noi per costruire e mantenere alto il livello di fiducia che oggi speriamo ci siamo guadagnati con i cittadini consumatori, abbiamo messo in piedi un sistema di controllo. Quindi le aziende agricole che aderiscono a Campagna Amica sono aziende agricole che devono rispettare un regolamento, delle regole, e quindi vendere i propri prodotti o prodotti delle aziende agricole che stanno all'interno del circuito di Campagna Amica. E poi aderire alla Fondazione Campagna Amica, aderire a Coldiretti. Questo perché ci permette, con i servizi della Coldiretti, con i servizi di Campagna Amica, di poter effettuare i controlli a tutte le aziende agricole che partecipano alla nostra rete. Controlli che ci permettono anche di instaurare un rapporto di fiducia non soltanto con i cittadini, ma anche con le pubbliche amministrazioni. Avendo noi un registro dei controlli che può essere, a cui possono accedere anche le amministrazioni pubbliche, attraverso una password adeguata, qualora i mercati di Campagna Amica siano stati aperti sul suolo pubblico. Per me lo hai dati su, scusa, un ordine di grandezza diciamo, del volume di affari che diciamo, genera questa rete di mercati contadini, insomma, penso che sia rilevante. Il volume di affari che diciamo, abbiamo stimato con strutture che ci aiutano a fare questo tipo di lavoro, perché poi voglio ricordare qui il mercato contadino è una forma di cooperazione anomala tra gli agricoltori, e per questo motivo è anche molto apprezzato, perché l'agricoltore resta titolare della propria cassa e del proprio prodotto,
quindi è l'unico a sapere Assolutamente. precisamente quello che è in cassa, diciamo, privacy intorno a questo, però la stima che è stata fatta è che nel circuito di Campagna Amica ci sono circa 4 miliardi di vendita diretta aggregata delle oltre 25.000 aziende agricole che si occupano di questa attività su tutto il territorio nazionale. Beh, insomma, quindi una concorrenza anche alla GDO, non marginale, non perché sia una concorrenza, ma perché è una tipologia differente, no, di distribuzione. Io credo, Alessandro, mi sono convinto, anche grazie a quello che dicevi tu, l'esperienza di carattere internazionale che ho potuto maturare in questi anni. Prima ti dicevo, noi abbiamo dato vita in Italia come in altre realtà, abbiamo dato vita ad una vera rete di distribuzione del cibo locale. La chiamo rete, non la chiamo catena, perché le catene appartengono ad altri modelli. Le reti rappresentano modelli di libertà dell'azienda agricola che viene con il suo banco e decide da sola qual è il prezzo che vuole dare al proprio prodotto. Non c'è nessuno che gli impone il prezzo. Noi facciamo attività anche di monitoraggio dei prezzi per consigliare all'azienda agricola qual è il range dentro il quale doversi mantenere, quindi per orientarle, per aiutarle a definire il prezzo, che puoi immaginare non è mai cosa scontata, e per Certo. evitare di essere fuori dal mercato, ma l'azienda agricola ha la libertà di decidere il prezzo a cui vende il proprio prodotto nel rispetto di quello che è il proprio lavoro. Però noi non ci sentiamo concorrenti della grande distribuzione. Noi pensiamo di essere un sistema complementare della grande distribuzione che può fare in modo, da un lato, di ridisegnare il rapporto tra la campagna e la città, tra l'agricoltore e il cittadino, tra l'impresa agricola e il consumatore, restituire reddito alle imprese agricole e rendere il sistema del cibo migliore rispetto a quello che è. Qui ci allarghiamo ad altri temi. Noi produciamo a livello mondiale cibo per 10 miliardi di persone e non arriviamo a 7 miliardi di persone. 1 miliardo di persone non ha accesso al cibo in questo momento qui, il reddito delle imprese agricole rimane in difficoltà in tutto il pianeta, le aree rurali vengono abbandonate in tutto il mondo, le città si riempiono di persone che scappano dalle aree rurali, queste non reggono, soprattutto nell'emisfero sud del mondo, e queste persone poi emigrano nell'emisfero nord, perché dobbiamo ricordarci che la maggior parte delle persone che non hanno accesso al cibo non hanno accesso al cibo, soprattutto nelle aree rurali dove il cibo si produce. Quindi noi crediamo che quel modello lì sia un modello che non regga più, non l'abbiamo detto noi, l'ha detto Gutierrez all'ultimo Food System Summit, dicendo il food system è completamente crollato, è fallito, quindi bisogna creare dei sistemi nuovi. Vediamo che l'Italia stia creando un sistema nuovo che pone al centro l'azienda agricola, sia nei sistemi di short food chain, come può essere quello della vendita diretta e dei mercati contadini, ma anche in un sistema industriale che pone al centro l'azienda agricola italiana e il prodotto. Il prodotto italiano. Quindi non pensiamo di essere concorrenti, ma pensiamo di essere complementari, non vogliamo sostituirci a nessuno, ma vogliamo dare il nostro contributo a favore dell'azienda agricola, a favore dei consumatori, della società, delle città
e per rendere il sistema migliore. Carmelo, un'ultima domanda veloce. Questo claim, diciamo, questo no slogan, questa idea del chilometro zero che credo che sia nata proprio nel vostro ambito, no? È ancora così potente? Pensi che crescerà? Quali sono le vostre previsioni? Cioè, la ricerca del chilometro zero da parte di un consumatore, di gente, insomma, soprattutto di città? Io non credo alle cose che avvengono per caso, che avvengono soltanto per, diciamo, opera divinità maggiori che fanno accadere le cose. Io credo che tutto dipenda dalla operosità e dall'impegno che noi possiamo metterci. Sono convinto del fatto che abbiamo fatto tantissimo lavoro in tal senso e se continuiamo a lavorare in questo modo qui, a diffondere la cultura dell'importanza della campagna per la città, dell'importanza del ruolo dell'azienda agricola, dell'importanza di consumare prima il cibo locale e poi allargarsi in forma concentrica verso altri cibi, dell'importanza di consumare cibo poco processato, fresco, stagionale, di come questo può trasformare invertire la tendenza di tutte le problematiche che stiamo vivendo dalla sparizione della biodiversità. Qui apro e chiudo una parentesi. Non preoccuparsi della biodiversità che scompare significa non preoccuparsi del fatto che stanno morendo specie animali e specie vegetali. E quando arriveremo all'unica che resterà in vita, che presupponiamo dovremmo essere noi, non resterà altro che far scomparire quello. Quindi preoccuparsi della biodiversità significa preoccuparsi della nostra esistenza sul pianeta Terra, delle nostre generazioni e delle nostre generazioni future, preoccuparsi dei cambiamenti climatici, di quello che sta succedendo e quindi consumare sempre di più cibo di prossimità, cibo fresco, cibo stagionale, aiuta la terra a stare meglio e se la terra sta meglio, stiamo meglio anche noi sul pianeta Terra. Se noi continuiamo a lavorare come stiamo facendo in questa direzione, credo che siamo soltanto all'inizio della forza che può esprimere quello che io preferisco chiamare il sistema del cibo locale, più che altri slogan, diciamo, che hanno un maggiore appeal comunicazionale. Abbiamo tantissimo da fare per sviluppare il sistema del cibo locale, per sviluppare una nuova relazione, rigenerare la relazione tra la campagna e la città. Sai, il tema anche zootecnia e vendita diretta, che credo che possa essere un tema che interessa qui. Noi abbiamo verificato, per esempio, come rimane forte nei mercati dei contadini la ricerca dei prodotti della zootecnia. Subito dopo la vendita di frutta e verdura, i prodotti più ricercati nei mercati contadini sono latte e latticini, carne e derivati e uova. Vengono subito dopo nella classifica. Mi piace ricordare qui che le aziende zootecniche rappresentano oltre il 20% delle aziende che aderiscono al sistema di campagna mite. È un bel numero. Più il sistema di campagna mite si è trasformato dal sistema dei mercati contadini ad un vero sistema di distribuzione del cibo locale, più sono aumentate le aziende zootecniche e più sono aumentate le aziende zootecniche di dimensioni, diciamo, medie. Cioè siamo passati dalla piccolissima alla piccola, alla media azienda agricola che oggi, zootecnica, che oggi si interessa anche ad aprire tra le finestre delle opportunità di vendita della propria azienda anche quella della vendita diretta attraverso il sistema dei mercati contadini. Quindi
Credo che sia un'evoluzione interessante. Evidentemente dare vita ad una rete di mercati al coperto che permettono alle aziende, per esempio, che vendono la carne, di poter fare al coperto quello che in piazza non possono fare, ha fatto anche in modo che aziende più strutturate ci raggiungessero nell'idea della vendita, dell'idea della vendita diretta. Quindi noi crediamo. Siamo all'inizio del nostro percorso perché il sistema del cibo locale risponde in maniera concreta a quella parola che tutti quanti dicono: abbiamo bisogno di sistemi sostenibili, sostenibile, 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 ma poi sostenibilità nel concreto necessita azioni vere, quotidiane, e questa è una di quelle. Bene, Carmelo, ti ringrazio molto, sei stato chiaro. E era una realtà ovviamente conosciuta, però approfondire non guasta mai. Grazie e bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie Alessandro, grazie a te.